Salve ragazzi, per la nostra ultima lezione sull'argomento della lunghezza della circonferenza e l'area del cerchio, oggi andremo a vedere l'area di un settore circolare. Come già nelle precedenti lezioni, è sempre importante fare un piccolo ripasso dei concetti che abbiamo visto insieme negli anni precedenti. In particolare oggi andremo a vedere che cos'è un settore circolare. Quindi voi vedete qui una circonferenza di centro O, di raggio R, sulla quale sono andato a individuare un arco di circonferenza delimitato dai punti A e B, e tutta questa porzione del cerchio, quindi tutta la porzione del cerchio compresa tra gli estremi A e B, questa parte che ho colorato in celeste, è quello che noi chiamiamo il settore circolare. Scopo della lezione di oggi sarà vedere che relazione c'è tra l'area di un settore circolare, l'area del cerchio e il corrispondente angolo al centro, e agiremo in una maniera abbastanza simile a come abbiamo fatto nel caso della lunghezza dell'arco di circonferenza, quindi andando a vedere due casi particolari. Prima di tutto cominciamo con il semicerchio, no? Nel caso dell'arco di circonferenza avevamo visto la semicirconferenza. In questo caso, dal momento che stiamo parlando di area, stiamo parlando del cerchio, andremo a vedere il semicerchio. Il semicerchio è un caso particolare di settore circolare, un settore circolare corrispondente a un angolo al centro di 180 gradi, ovvero un angolo piatto. È altresì evidente che l'area di questo particolare settore circolare, SC non sta per semicerchio ma sta proprio per settore circolare, sarà pari all'area del cerchio completo diviso 2. Alla stessa maniera possiamo ragionare e intuire che se invece di un semicerchio andiamo a vedere un quarto di cerchio, quindi un settore circolare corrispondente a un angolo al centro di 90 gradi, ovvero un angolo retto, l'area di questo settore circolare sarà appunto un quarto dell'area del cerchio completo, quindi area settore circolare uguale area del cerchio diviso 4. Quindi possiamo a questo punto generalizzare il ragionamento fatto fin qui nello stesso modo in cui avevamo fatto nel caso della lunghezza dell'arco di circonferenza e dire che l'area del settore circolare e il corrispondente angolo al centro sono grandezze legate da una relazione di proporzionalità diretta. Per fare un esempio, se io raddoppio l'angolo al centro, l'angolo, l'area del settore circolare corrispondente anche essa raddoppierà, se triplico l'angolo triplicherà l'area del settore circolare e così via. Quindi, ricapitolando, l'area di un settore circolare e il corrispondente angolo al centro sono grandezze direttamente proporzionali. Grandezze direttamente proporzionali significa che il loro rapporto, cioè area settore circolare diviso angolo al centro, è una costante. E quanto varrà questa costante? Varrà il rapporto tra l'area del settore circolare completo, cioè di tutto il cerchio, diviso l'angolo completo, l'angolo giro, 360 gradi. Come vedete, questa relazione è molto molto simile a quella che noi avevamo già ottenuto per la lunghezza dell'arco di circonferenza e il corrispondente angolo al centro. Vediamo ora di applicare le conoscenze fin qui acquisite. Quindi vediamo la formula diretta che ci dice che l'area del settore circolare uguale all'area del cerchio per l'angolo al centro diviso 360 gradi. Facciamo un esempio: se prendiamo un cerchio che abbia un raggio di 12 cm e un angolo al centro che sia di 120 gradi, vado a infilare questi numeri dentro questa formula, ricordandomi la formula dell'area del cerchio, cioè R alla seconda per pi greco, quindi in questo caso 12 alla seconda per pi greco, questa è l'area del cerchio, per 120, questo è l'angolo al centro, diviso 360 gradi. Con un po' di conti viene fuori che l'area di questo settore circolare sarà 48 pi greco, notare di nuovo il pi greco indicato, centimetri alla seconda, perché stiamo parlando di aree e non di lunghezze.
Come già detto nel caso della lunghezza dell'arco di circonferenza, dal momento che noi abbiamo non due ma tre variabili in gioco, ovvero l'area del settore circolare, l'angolo al centro corrispondente e l'area del cerchio, alla nostra formula diretta che abbiamo visto nel pannello precedente corrisponderanno non una ma due formule inverse, ovvero una formula inversa che mi permetterà di trovare l'area del cerchio e una formula inversa che mi permetterà di trovare l'angolo al centro. E le vedremo ora tutte e due facendo degli esempi. La formula inversa per l'area del cerchio è area del cerchio uguale area del settore circolare per 360 gradi diviso l'angolo al centro alfa. Facciamo un esempio: se un'area del settore circolare di 100 pi greco metri quadrati e un angolo al centro di 60 gradi, mettendo dentro la formula 100 pi greco per 360 diviso 60 verrà 600 pi greco metri alla seconda. A questo punto, se nel nostro esercizio vi chiederà non l'area del cerchio ma il valore del raggio, a questo punto si potrà usare la formula inversa del raggio, ovvero area del cerchio diviso pi greco tutto sotto radice quadrata, e questo lo lascio a voi eventualmente. L'altra formula inversa è quella che mi permette di trovare l'angolo al centro se conosco l'area del settore circolare e l'area del cerchio. Area del settore circolare per 360 gradi diviso area del cerchio. Facciamo di nuovo un esempio: se ho un'area del cerchio che è 400 pi greco centimetri quadrati e un'area del settore circolare uguale a 100 pi greco centimetri quadrati, già da qui possiamo intuire quale sarà il risultato finale, perché vediamo subito che il settore circolare è 4 volte più piccolo del cerchio, quindi sarà un settore circolare corrispondente a un quarto di cerchio, ma abbiamo già visto prima che questo corrisponde a un angolo al centro di 90 gradi. E in effetti ecco quello che viene fuori: 100 pi greco diviso 400 pi greco per 360 gradi fa proprio 90 gradi. E con questo noi concludiamo il nostro primo ciclo di lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Abbiamo così chiuso questa unità legata alla lunghezza della circonferenza dell'area del cerchio. Il prossimo ciclo di lezioni riguarderà la geometria nello spazio. Alla prossima!